Noi abbiamo delle crisi e tanti tavoli al Ministero perché i lavoratori hanno impedito la chiusura delle fabbriche e la Whirlpool era stata la prima a dare questo esempio con grandissima forza. I lavoratori insieme al sindacato dei metalmeccanici non ci sono stati alla diktat della multinazionale, si sono rifiutati di trattare la chiusura della fabbrica, sono ancora qui, le aspettiamo la convocazione del governo, dovrebbe arrivare la prossima settimana una nuova convocazione del governo. E noi naturalmente ci aspettiamo che si trovi una soluzione, perché come vedete qui non c'è nessuna intenzione di mollare. Ovviamente la mobilitazione continuerà, oggi tutta Napoli è sciopero metalmeccanici e naturalmente per le questioni generali che riguardano il mezzogiorno, che paradossalmente, questo è anche un esempio, con l'arrivo dei soldi del PNRR pure rischia la deindustrializzazione se non c'è una politica che guarda il mezzogiorno. Ci sono alcuni multinazionali, alcuni fondi che stanno dando un segnale preciso che gli ammortizzatori sociali non li usano. Adesso Whirlpool è un'altra vicenda, è stata lunga e come dire siamo arrivati in fondo e c'è stato pure questo atteggiamento insopportabile della multinazionale. Dalle altre parti semplicemente hanno messo la gente in ferie e mentre la gente era in ferie hanno chiuso gli stabilimenti. Questo governo ascolta molto Confindustria sulle questioni industriali, c'è sempre una logica che in questo paese continua ad andare avanti, per cui i sindacati si occupano delle disgrazie e con Confindustria gli industriali si fanno le politiche industriali. Questo è sbagliato. Non funziona, non è così in Francia, non è così in Germania, non è così in altre aree del paese. Temiamo, ancora non sappiamo sulla riforma degli ammortizzatori sociali, per esempio, cosa sta succedendo. Orlando aveva detto che la faceva a luglio, temiamo che vada nella legge di stabilità e quindi non se ne parla fino all'anno prossimo. Non sappiamo come la stanno facendo e questo naturalmente è un problema consistente. Bisogna che le persone rimangano agganciate al proprio posto di lavoro nel momento in cui ci si riorganizza. E i lavoratori della Whirlpool sono una dimostrazione di questo. Thank you.